Questo è un video di unboxing appena arrivati. Vediamo, qui c'è il sacchetto che volendo è anche riutilizzabile. Tolgo qua e andiamo a vedere sti telai. Allora, tanto li guardiamo come sono fatti. Arrivano con due uncinetti di varie misure, telai per fare cappelli, maniche e anche, penso, anche per fare i maglioni, potrebbero andare bene sotto di tutte le calze. Ok. Questa è la confezione, quattro pezzi. Vediamo in che cosa sono migliori rispetto a una cosa che uno si potrebbe autocostruire. Qui c'è questa scannellatura, quindi quando voi andate a prendere il filo per tirarlo fuori, vedete qua, noi saremo in grado di tirarlo via così. Ecco qua. Quindi sarebbero delle, come principi fatti tipo i chiodi, però hanno proprio la forma adatta. Eccolo qua. Anche i ferretti, questo è un ferretto, diciamo, che può essere utile per fare questo lavoro, e quindi c'è compreso il ferretto. Di vari colori, abbiamo detto, e vi farò vedere anche le varie maglie che ci si possono fare. È interessante il fatto che c'è già il punto iniziato per iniziare, quindi quando noi inizieremo da un punto e poi andremo in senso orario o in senso antiorario a seguire le varie maglie che potremo fare. Quindi sono più o meno tutti quanti uguali. Era solo il video di unboxing, perché poi dopo il video tutorial ve lo farò vedere più avanti. Eccoli qua, carino, tre colori diversi. Quindi, no, facciamo col giallo, qualcosa hanno fatto bene anche a non fare lo stesso colore. E quindi, come immagine, eccolo, andiamo a vedere il punto dove c'è, eccolo qua, vediamo com'è saldato. Vedete, è proprio direttamente nello stampo, cioè fuori già direttamente così. Va bene ragazzi, mi raccomando, se siete curiosi, diteci se volete i tutorial per fare questa roba qua, e noi chiaramente li faremo. Li abbiamo preso apposta per fare tutorial di questi telai che ci sono sembrati molto carini.